Siamo arrivati all'ultima settimana del capitolo, che dura questa volta 5 settimane. È abbastanza lungo perché abbiamo scelto un tema molto importante. Vogliamo arricchire le nostre costituzioni. È un lavoro che riflette la nostra vita, cioè le costituzioni non sono un testo teorico, ma sono un riflesso della nostra vita e di quello che vogliamo vivere. Questa ultima settimana speriamo di poter concludere questo lavoro lungo, abbastanza faticoso, però anche molto creativo e direi pieno di una fraterna condivisione che ci aiuta a conoscerci meglio, a conoscere diverse realtà nel mondo e anche ad aprirci le strade che ci offre il Signore in questo mondo di oggi. Quello che mi tocca di più in questo periodo è proprio questo incontro molto personale con molti fratelli del mondo. Mi ha toccato un nuovo ministero nell'ordine, essendo eletto vicario generale, se anche lo sento come una grande sorpresa, totale sorpresa direi. Lo accolgo come volontà di Dio e come un richiamo alla vita quanto possibile radicale e radicata in questo rapporto personale con il Signore e con i fratelli. Sono convinto che insieme a Lui, insieme al Signore e insieme ai fratelli, che sono sempre quelli che mi accompagnano nella vita, potremo fare qualche passo in avanti in questo anno di fede e poi in questo periodo che ci richiama a fare una nuova evangelizzazione, al modo francescano cappuccino, cioè con semplicità, con vicinanza al popolo, prima di tutto essendo molto molto legati nella relazione personale con il Signore.